89 espositori per la 25esima Fiera Nazionale dell'Edilizia e dell'Architettura Abitare Oggi, aperta fino a domenica a Lanciano. Un buon risultato per il presidente Franco Ferrante, se si considera che il settore dell'edilizia è tra quelli che maggiormente ha risentito della crisi e che comincia a riaffacciarsi timidamente sul mercato, registrando qualche segnale di ripresa. La presenza in fiera, ha detto inoltre Ferrante, è una dimostrazione di grande coraggio da parte delle aziende che hanno scelto di dare fiducia al ruolo che la fiera svolge per l'economia del territorio. Dopo la grande bellezza del film ultra premiato con l'Oscar, noi abbiamo da questo punto di vista il grande coraggio degli espositori che hanno voluto scommettere su questa fiera e su se stessi. Noi abbiamo la creatività, l'ingegno italico e territoriale che noi possiamo portare dovunque. E questi piccoli e grandi imprenditori, artigiani, possono benissimo sopperire a un po' all'arte che noi abbiamo dentro di noi. E su questo ci si scommette. 25 anni vuol dire che è una fiera che va verso la specializzazione. Tra le novità in fiera c'è lo spazio Cantieri Aperti, con un team di esperti che offre consulenze gratuite in una cornice particolare che ricorda proprio quella dei cantieri con impalcature e ponteggi. Nel padiglione 2 invece domina l'arte in molte sue espressioni. In mostra ci sono alcuni pezzi esposti 40 anni fa al MoMA di New York, complementi di arredo considerati veri e propri oggetti di culto degli anni 70 e che ancora oggi continuano a esercitare il loro fascino. Ci sono poi le originali composizioni e creazioni degli studenti dell'Università Europea del Design di Pescara. I materiali per l'edilizia, le porte e gli infissi sono ancora una volta ospitati nel padiglione 1. Porte aperte fino a domenica, sabato invece giornata dedicata ai convegni sul risparmio energetico degli edifici e sulla difesa del suolo e politiche di prevenzione del rischio idrogeologico.